oggi leggevo, poi sapete, siamo sempre lì, calciomercato, questa, no, io sono sempre, leggo, dico, ma fosse vero, però non mi fido tanto. Niente, stanno parlando, loro, voi sapete che c'è questo discorso di immobile, pare che Sì. sia arrivato tutta la dirigenza del Borussia l'altro giorno a Torino per parlare con la Juve, allora c'è stato il problema, Ah, giusto? sparato deciso Petrachi, eh. Ma ha ragione però, attenzione. Io la Juventus so che è una società corretta, non lo so, io lì Sì, non lo no, no, ma seguo. su questo che sia una società corretta va È bene, però. strano però che non esce fuori allo scoperto Marotta dicendo no, guarda che le cose sono andate così. Sì, è Perché strano no, in questo quello. momento la colpa la danno totalmente la Juventus, mi pare evidente, no? È così o Sì, è così. no? Ah. C'è da dire però che è significativo sentire Immobile le dichiarazioni, se sono vere, che ha rilasciato, perché leggevo, l'ho visto anche lì sotto, ma l'ho letto anche sulla stampa anche ieri, che, o sul tuo sport, non mi ricordo, che lui si offre anche a Napoli, perché dice, cioè sembra quasi che Immobile, sì, dice che sta bene al Toro, però lui ha detto che al Borussia andrebbe volentieri, al Napoli andrebbe volentieri perché è la sua città, quindi forse al Toro poi non è che ci stia così tanto bene. Non riesco a capire questa accredite nei confronti della Juventus perché Conte lo aveva voluto a Siena, Sì, ma non lo sì. faceva Poi l'aveva giocare. dato a Grosseto, Appunto. l'aveva dato, non lo so io, come mai non ha più creduto in lui. Però È quello, bisogna capire perché, ma magari lui non vanno, cioè, in questo dipende momento non si sta caratterialmente. gestendo bene, io l'ho No, già no, detto. E sono devo dire la d'accordo. verità, io ho visto l'ultima partita Poi del mal Toro. consigliato, non lo so, Sì, eh. anche Non lo so, l'ultima proprio partita. esatto, A la partita parte che ha col avuto la Parma. fortuna, cioè è l'anno in cui a Immobile va tutto bene, perché se analizziamo quel gol Sì, il gol che ha segnato, ha avuto un rimpallo favorevole col portiere, il difensore Paletta, sì, ma poi è scivolato in c'era un quell'attimo. ventaccio pazzesco, quindi secondo me la palla è rimasta, si è fermata Sì, ha proprio per avuto il una serie di vento. coincidenze fortunate. Poi però ha Però, fatto una sciocchezza ecco quello, incredibile. ma. Sì, ma mi spiace perché lui si vede lontano un miglio che è un bravo No, ragazzo, ma poi ha questa merita, però perché non so quest'anno ha se. meritato, Però, no? ecco, però c'è da dire Ha parlato, questo. a Ha mio parere ha consigliato parlato male. troppo. La Juventus, ho trovato strano che non ci ha mai risposto. Ecco, ma quello che voglio dire io, secondo me non è giusto, poi mi sbaglierò, però per me non è giusto che inizi a parlare di trasferimenti, eccetera, eccetera, quando il giocatore deve giocare una partita molto Infatti, e non importante, è ancora perché finito il Torino-Parma campionato. era molto importante per Certo, loro. come è importante Fiorentina-Torino, cioè adesso Assolutamente, perché. assolutamente. Per cui a me queste cose qua, devo dire, disturbano sempre molto. Aspettate la fine del campionato, invece sembra, poi anche lì sono tutte queste voci, uno legge sui giornali, che sia arrivato tutta la dirigenza del Sì. Borussia per parlare di quello, ma pare che, quello che ho letto oggi, che la Juventus abbia chiesto qualcuno, cioè Mats Hummels, quindi difensore Ah, sì. Ecco, centrale di un bel 25 anni, giocatore. valore di mercato 26 milioni di euro, quindi ovviamente sembra che la Juventus dica ti diamo tutto Immobile, quindi dovrebbero chiaramente riscattare la metà dal Torino, giustamente. Certo. Tutto Immobile più soldi per Hummels. Sarà Ma vero? io non lo so, Beh, guarda, quello io ti fa fare il veramente non salto di potrei fare il qualità, eh? direttore sportivo, ma trovo delle cose incomprensibili. Adesso noi andiamo a cercare un giocatore, no, tipo Sanchez, che ci costerà un mare di quattrini, Una no? ventina di Ho milioni. capito. Abbiamo Immobile in comproprietà? No, e non riesco. Io sono convinto, dovesse mai andare via a Conte, io penso che Immobile è alla Dipende Juventus. se va via, dipende chi viene, dipende chi verrà. Perché secondo me l'allenatore conta molto.